Siamo qui con Sergio Conte, Giuliese Doc, che ha militato nel file Giulianova. Svegliamo un'anticipazione di quello che è stata l'intervista. Abbiamo già rivissuto in piccolo il giorno più importante forse di una carriera, o comunque il giorno che per i Giuliesi ha segnato il ritorno nella Serie C che mancava da parecchio tempo, e che vorremmo rivivere adesso con Sergio Conte. Qual è il ricordo principale di quella giornata, cioè la vittoria sul Bellaria per 2-1 che ha consentito a Giulianova di tornare in Serie C? Beh, intanto diciamo che non era il ritorno, ma era la prima volta che Giulianova in Serie C, per cui avvenimento storico, tant'è vero che a distanza da 45-46 anni ne stiamo ancora parlando, no? Quindi questo è stato sicuramente un fatto molto, molto, molto bello. Ancora oggi, come Giancarlo, ma anche tanti altri capriocchi che ricordiamo con immenso piacere, con immenso gioia, soprattutto ripeto che fu una domenica storica per la città di Giulianova. Come l'avete vissuta insieme, magari Giancarlo? Quasi da fidanzati, perché con l'avvento di Capelli, che praticamente onestamente, Capelli ha portato il professionismo, ha cominciato a portare il professionismo. A Giulianova ci fece fare, non so, 6, 5, 6, 7 mesi di ritiro, partavamo il martedì, il mercoledì, fino a me, no, Va, grosso modo. il ritiro, certo. Sergio e la sua caratteristica, è stato sempre un ragazzo pieno di spirito, vivace, ci conosciamo da bambini, però abbiamo avuto questa opportunità di fare insieme questo campionato, che poi è stato il mio ultimo campionato e la mia ultima partita in quell'occasione. Noi tornavamo da Ascoli, siamo stati la settimana che precedeva questa partita, che poi determinava la vittoria del campionato. Bellaria aveva un punto più di noi, era per noi la prima volta, come diceva giustamente Sergio, l'accesso ad un campionato Il professionistico, sogno, il Serie sogno. C, e quindi la preparazione era al massimo. E quando arrivammo a Giulianova, trovammo la gente che ci aspettava lungo il percorso, soprattutto davanti al ristorante di Tempera, che era il ristorante dove noi solitamente facevamo il pranzo pre-gara Dormivamo. e dormivamo lì, quando facevamo anche negli anni precedenti con Emilio Della Penna, allenatore, Parini e altri, e quindi facevamo questa esperienza nuova per noi, che si concluse con un magnifico risultato che Sergio ricordava. Il gol storico, qual è il ricordo di quel Beh, io ho gol? avuto, diciamo, la fortuna, nel senso di fare il gol del 2-1, perché noi andammo in vantaggio quasi subito con la punizione del Capello, che era maestro in questo, Allenatore, allenatore, giocatore. giocatore, tecnicamente Mancino maledetto. fortissimo, bravissimo. Poi pareggiano loro, credo, con Bean, no, 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 Bene, sì. Bean, credo, e poi credo l'inizio, il primo quarto d'ora Settimo della minuto. ripresa, su un cross di Capello dalla sinistra. Francesco Ielli. Francesco era. C'hai poca memoria, Sì, guarda. sicuramente. C'hai Beh, poca allora memoria. il buon Francesco, e io fui così fortunato a trovarmi davanti alla porta e appoggiarla di piatto in gol, e quello fu il gol della vittoria, scatenando. Però voglio ricollegarmi a una cosa, perché voglio ricordare quello che ho detto Giancarlo, che secondo me, almeno per quello che mi riguarda, credo che in quella partita è stata veramente, per me, la cosa più importante. Quando passammo davanti alla stazione, questa folla di gente che ci aspettava, io credo che noi eravamo già carico di nostro, per l'avvenimento di cui dicevamo prima, ma vedere tutta questa gente, dalla vecchietta al Al ragazzino ragazzino, al giovane, che erano lì ad aspettarci, ancora oggi provoca c'ho emozione, la la pelle sete d'oca. d'oca. Credo questo sia stato, almeno per me sicuramente, credo anche Io per i miei compagni. voglio ricordare un altro aspetto che caratterizzava il periodo e quella partita in particolare. Eravamo sette di Giulianova, eravamo Maurini in porta, Erbaggi, Ianni, io in difesa, insieme ad Agostinelli, che Torniamo a novembre. era stato acquistato in Romagnolo. E poi ci stava Curi, Cicotelli, Sonzini. lui col 7, 8 Vernisi, Oh, Roberto. Roberto,
9 capriotti, 10 capelli e 11 era Cicco Tempi, il grande Cicco. Scusa Gianna, io se mi permettete una notazione, credo che pochi, Roberto tecnicamente, ma la bravura dei capelli, secondo me, quell'anno fu tatticamente capriotti, centravanti, finto centravanti. Secondo me, noi se abbiamo vinto il campionato, gran merito è stato proprio di Gianfranco, che tatticamente, cioè quella fu una mossa indominatissima del Capello, e Gianfranco ha reso proprio al massimo quella. Poi Cicco che vabbè, Cicco era evidente, non è che voi dice, però di Cicco se ne ha parlato, cioè, Gianfranco, cioè, molto meno, perché però tatticamente è stata una trovata fortissima del Capello e Gianfranco. Dobbiamo ricordare anche gli altri che ruotarono quell'anno, tutti. Angelo Tancredi, Cacciò perché fece la parata che salvò una possibile autorete a Porto San Giorgio, la penultima partita a Porto San Giorgio. Poi c'era chi ha ruotato, Gianfranco Capriotti. No, Gianfranco era titolare. Però, quindi in quella partita non giocò, però la partita diciamo di cui stiamo parlando, però facciamo nel corso del rosa. Campionato però facevano parte della rosa. Marco Di Teodoro, quindi tutti di Giulianova, un gruppo molto folto, ed era la politica della società che si concluse con quella vittoria e ha dato poi lo slancio anche per gli anni successivi, perché poi Giulianova aveva già comunque, perché è arrivato a quel risultato? Perché aveva comunque il settore giovanile che era stato impostato negli anni precedenti per far crescere determinati giovani. Quindi la conseguenza naturale di aver vinto quel campionato è dovuta al fatto che il settore giovanile era stato preparato negli anni precedenti ad arrivare a quel traguardo. C'era una grande, c'era una grande dirigenza, Patitino, Rossini. E Stacciotti soprattutto. Era Orsini, era la mente, Stacciotti il braccio che era forte nelle trattative, soprattutto con nelle vendite e negli acquisti di giocatori. Poi quell'anno, per ricordare sempre questa partita, in quell'anno ci fu l'esplosione di Curi, un'altra invenzione, perché Renato noi l'avevamo preso per il settore giovanile, era il più giovane. Non giocò proprio tanto pure quell'anno. Però si inserì al momento giusto. Dopo l'anno dopo esplose totalmente. Due anni dopo, l'anno dopo Fabri, l'anno dopo ci fu Capelli. E dopo che Fabri è cresciuto fisicamente, tecnicamente, insomma. Poi ci furono gli anni di Iachini, di Levi, di Tancredi, la storia che poi da lì ha preso la via e ha proseguito. Io voglio ricordare... Per tornare al settore giovanile, adesso ti faccio l'assist. Qual è il ricordo del settore giovanile che vi accomuna e che vi ha poi portato entrambi in una squadra? Siamo quasi coetanei, Sergio, due anni di differenza. Voglio ricordare il particolare perché per me è rimasto ovviamente un ricordo, è un'opportunità che io ho perso. Io giocavo in quarta serie, lui invece era pronto, perché era più giovane, e giocavamo in casa con Biceglie il giorno di Pasqua. Il mercoledì successivo avevamo la convocazione per andare a fare il provino con l'Inter a Milano. Io, Tancredi e Pasquale, cioè io, Sergio Conte e Pasquale Tancredi. Tancredi che comunque è ancora più giovane, se non ricordo male, del 50. E per me è rimasta, insomma, sulla veste il fatto che non ho avuto la possibilità, perché in quella partita, come dicevo prima, contro il Bisceglie in quarta serie, ebbi la distorsione della caviglia che non mi consentì di andare a fare questa esperienza, questa prova. Mentre Sergio andarono e furono presi tutti e due, hanno fatto la loro esperienza, che poi adesso magari ne parlerà lui dell'esperienza che ha avuto l'opportunità, insomma, di andare e lì è diventato interista. Quindi la fortuna. Quindi il sogno era anche il sogno era di andare nella squadra. No, invece io inizialmente non volevo andarci,
e che a me volevano anche la San Benedettese, che all'epoca giocava in Serie B. E io avrei, da ragazzo, e poi avevo 16 anni e mezzo, non ricordo male, perché era 66, e io volevo andare a San Benedetto. Poi la società, parlando con mio papà, con Maria Bella, andare a Milano non è che non lo spiacesse. Però io sarei andato più volentieri. Sì, poi avevo fatto un provino pure per il Bologna, che era andato bene, poi dalla scelta naturalmente poi sono andato avanti, perché c'erano le condizioni, forse anche economiche per la società. Beh, l'Inter era allora la Berbera, e quindi era un'attrazione fondamentale. Questo, raccontaci qualcosa dell'esperienza che hai fatto in quel periodo, che lì non ci siamo persi. Sì, no, in quel periodo, io sono andato su che giocavo. Pasquale era negli allievi, mi pare, no, e io nella primavera. Quindi nel settore giovanile? Sì, nel settore giovanile, naturalmente. E quindi noi della primavera facevamo degli allenamenti con ogni tanto con la prima squadra. All'epoca c'era la De Martino. In quell'anno là, Herrera, insieme con, se non sbaglio errato, con Valcareggi, allenò la nazionale. E un mercoledì facemmo una partita contro la nazionale. E io feci gol a Sarri. Fine partita, mi chiama Herrera, lui viveva almeno, poi ho vissuto un po', cioè, mi disse: tu hai fatto gol a Sarri, puoi fare gol a qualsiasi potere. Questo era il quale. E da quel giorno là cominciò a convocarmi con la De Martino. Cioè praticamente allora la De Martino erano le riserve della prima squadra. Era la De Martino che organizzava volutamente, proprio per tenere impegnati questi giocatori. C'erano i fuori quota, questi giocatori, i vari Cappellini, Leo, compagnia Bella. E cominciai a giocare con loro, non sempre, però spesso mi convocavano e giocavo. Io ho avuto un po' un'esperienza un po' negativa da un ragazzo giovane, a questo punto ho giocato un po', una volta me ne tornai, andavo a giocare a Bergamo tra le mattine, dopo la partita chiesi se potevo tornare a casa. Ormai andiamo mercoledì, andiamo a Como, magari gioca a Como e poi io preso il treno e tornai a Giugliano. Poi tornai su, ripartì la domenica, arrivai insomma alle 5 a Milano del mattino, andai in piazza dove normalmente stava la formazione col pullman, non sapevo gli orari, persi il pullman. Quindi si sommò anche questa. Ho perso, no, se deve essere onesto, no, perché dopo. Allora dopo, l'anno dopo io andai a Varese e praticamente il contratto me lo fece a Lodi, perché Varese era un po' una specie di succursale, lì c'era fatto Anastasia per maturare, e compagnia bella. E lì onestamente Giancarlo è stato veramente il mio anno sfortunato, perché noi facevamo un precampionato, io ero aggregato alla prima squadra, io feci un precampionato straordinario, proprio, cioè facevo gol insomma. Andiamo a fare un amichevole con il Milan, mi ruppi la caviglia. Lì sbagliano loro perché passarono mesi, non riuscivo, mi rimandarono a casa, mi obbligarono ad andare a camminare sulla spiaggia per questa cazzo, le caviglie, insomma. E con me ci stava su, cioè avevano mandato pure Morini, ti ricordi quello del Milan, la mezzala, a Roma e Compagnia Bella. Morini aveva avuto un incidente autostradale. Aveva messo sotto una vecchia, aveva ammazzato una. Ed era ingessato, e quindi l'avevano pure lui parcheggiato a Varese. E che Morino dopo. I Giuliesi, noi abbiamo un altro compaesano che racconta la storia sua personale, canzanese. Ricordiamo. Sì, però non so. Lui era andato a giocare a Genova, Cesena. Andava in giro con il Gallo. Quindi gli estroversi, i giovani fantasiosi di Giulianova che hanno avuto questa opportunità e l'hanno in qualche modo bruciato. Forse là è stato l'anno veramente sfortunato, no? Perché veramente fece un precampionato strepitoso. Poi ci fu il grande quando mi rimisi, dovevo debuttare a Torino contro la Juventus. Invece dopo giocò un certo Gori, ragazzino, alla destra, piccolina, e dopo là dopo sono perso, poi piano piano è cominciata la cosa, l'Ottomarina, Padova, tutti questi generi. Per ritornare poi per fortuna a Giulianova, vabbè, diciamo che i passaggi sono
su varie, diciamo, da nord a sud sono stati vari passaggi per poi riapprodare di nuovo a Giulianova per tre anni. Io sono stato, ho fatto 2 anni con Cappello e 2 anni con Fabio. 2 anni con Fabio. Quindi una seconda esperienza a Giulianova. No, bellissimo, bellissimo. Anche perché il ritorno a casa, insomma. No, io tornavo a Giulianova di... perché pur essendo molto giovane. Cioè, allora non è come, cioè, io pensavo già, cioè, quando tornai a Giulianova io sarei tornato, perché poi la società, come normalmente fa, ti promette il posto di lavoro, certo, le robette qua, che poi non è venuto, e quindi era questo, mi poi mi sono messo a lavorare per fare però tornare a Giulianova poi... Vabbè, comunque era l'ambizione di voler chiudere la carriera dove si era cominciato, insomma. Beh, io ho cominciato ragazzo, già cioè, forse non si sono, io... Credo da, sono buttato a 16 anni in quarta sera. C'era allora Tondo Donati. Tondo Donati mi fece debuttare a Maglia. E dopo, l'anno dopo, con Fadini giocavo quasi titolare. Sì, sì. Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, c'è stato comunque un seguito nell'ambito del calcio? Oppure quella parentesi? Mi venne in mente una volta, sì, ci ho provato. Quando andai a fare allenatore sopra Roseto, Santa Lucia. Un'esperienza di 2 settimane allucinante perché andavamo a fare l'allenamento e quello non veniva, ci stava 7 giocatori, ci stavano 3, se ne stava 8. La domenica dovevamo giocare la prima partita, dovetti giocare io perché non arrivavamo. Allora domenica sera lasciai la borsa senza vedere, tornai e ho finito là. E poi ho smesso completamente. Anche a Giuliano ce l'avevo poco. Sono tornato a Giuliano quando stava Giorgini, che riprese la squadra, che la salvò quando andiamo a fare la... E lì ho visto un po' di partito. No, dopo andavo a vedere soltanto i derby. Ah. Giulianova Teramo... Davvero giugliese, insomma, il derby non si può perdere. Poi adesso non c'è stato raramente, molto, molto raramente. Seguo, naturale, credo che tutti i giugliesi lo seguono, mi fermo là. Quindi non c'è più comunque... No, non ho avuto nessun tipo di stimolo. Di stimolo a... No. Se ce n'era un po' a me, quello che ancora non mi convince di Giulianova è sto settore giovanile. Io ho un'idea tutta mia, cioè per me i ragazzi devono essere educati soprattutto a diventare degli uomini, studiare, e non dobbiamo pagarli, nel senso come società gli dobbiamo dare l'opportunità di diventare professionisti. Beh, per qualche anno c'è stata questo problema. Dobbiamo avere l'opportunità però... di diventare professionisti, ma soprattutto di diventare uomini, educarli da uomini e da sportivi. E questo purtroppo lo vediamo. Cioè, ma poi sono gli stessi genitori che vanno a vedere le partite, sono qua. Sono... Beh, i primi che combinano i guai sono i genitori che impongono magari scelte. Mi dispiace scelte... perché non è quella la strada giusta, insomma. Beh, comunque, Giulianova, il settore giovanile ha vinto tanto perché l'aveva impostato in un determinato modo. Abbiamo parlato di una grande società, di gente all'Oro Orsini, che era considerato veramente tanto a livello nazionale, in Lega e come ne aveva lo stesso braccio destro, il Titino, che si era poi... ma anche Nicola Tribugliani, tutta questa gente qua che veramente sono degli appassionati del calcio, dei ragazzi, e i risultati per la fine sono arrivati. Quindi la speranza è quella di avere prima di tutto un settore giovanile all'altezza, perché altrimenti i risultati che si sono avuti non potranno tornare se non si costruiscono, perché non arrivano mai casualmente i risultati. Dobbiamo investire certo, nel settore giovanile. Avere in rosa in prima squadra nomi importanti. Quest'anno, non so, si è eseguito l'inizio, no. Però insomma Giulianova è stato costruito con... una rosa importante, senza illudersi di poter arrivare subito a lottare magari per la promozione, però può difendersi anche contro squadre più attrezzate. Chiaramente la prima squadra attira di più se ha dei nomi, o comunque se propone la domenica, propone uno spettacolo e cerca di vincere le partite, quindi attira più gente. Il settore giovanile è difficile che possa attirare gente, quindi ci vuole competenza, ci vuole passione, ci vuole
quel qualcosa in più rispetto magari alla prima squadra che arriva da un solo, insomma. Comunque, come risultato. Scusa, ti ho detto, sei giovane, no, sei giovane, però io credo che bisogna parlare chiaro alla gente, alla tifoseria. E torniamo, scusate se ce lo porto sempre, ma sono degli esempi che calzano. La nostra società all'epoca riuniva la tifoseria agli inizi e alla fine nel cinema Ideal e gli spiegava tutti i vari programmi, quello che voleva fare e che non voleva fare. Certo, poi magari se non vince la contestazione c'è anche, però la società ti diceva di tutto, qual era i suoi programmi, le spese, quello che doveva fare, faceva tutto. Quindi programmare e spiegare. Perché anche qua, io l'anno scorso lo dicevo, cioè, sta una Francia, quattro ragazzi un po' facilonosi, che le hanno fatto prendere più multe che multe, a una società che già aveva poche che risorse. Non aveva risorse. Certo, la tifoseria... Bisogna educarla. Va costruita anche questa. Certo, secondo me sì. E il buon Francesco era maestro per quello, Giorgini. Da Giuliese aveva anche un appeal diverso magari da chi viene da fuori e deve conquistarselo sul campo. Sono le persone che naturalmente è un appassionato. Non è facile perché la società oggi, la società cosiddetta società civile, è completamente trasformata rispetto al periodo vissuto da me e anche da Sergio. Come dicevo prima, la squadra che vinse quel campionato era formato da una partita, quella domani eravamo 7 di Giulianotti, quindi anche la composizione, il fatto che in questa squadra, o quella attuale, mi sembra c'è solo Del Grosso che... No, vabbè, quest'anno ci sono ancora... Non fa testo, ovviamente, ma per supportare il discorso che si stava facendo. Cioè, tutto questo nasce perché nel settore giovanile cominciano i giovani locali a frequentare, a vedere, e con essi i propri genitori che poi, se arrivano in prima squadra, diventano tifosi e fanno numero all'interno della squadra, dello stadio. E si creano le condizioni necessarie per dare la spinta che serve ad una società, ad una cittadina di 23.000 abitanti. Cioè, certo, noi per poter tornare ai livelli di squadre professionistiche abbiamo necessariamente bisogno di produzione di giovani che vengono dal divario, partendo dalla scuola calcio, quindi ricreare l'entusiasmo necessario, e l'entusiasmo si crea quando i genitori accompagnano i propri figli e seguono poi il percorso di crescita fino alla cioè, poi si innesta il discorso delle capacità degli istruttori, delle persone che stanno a stretto contatto con questi giovani e aiutano a farli diventare uomini, come diceva Sergio, perché quello è fondamentale. Se non si diventa uomo, se non si diventa adulto, responsabile, difficilmente poi si diventa campione. Un po' quello che ha richiamato nella partita allenatore del Milan a Balotelli: se tu vuoi essere un campione dimostrare di essere un uomo, perché non puoi continuare a pensare di essere grande solo perché fai gol durante la partita e poi fai quelle sciocchezze nel corso della stessa partita, insomma. Quindi è importante formare l'uomo per avere il campione che poi diventa il simbolo e quindi l'esempio a tutti i ragazzi e da richiamo. Okay. Qualche altro aneddoto viene in mente? No, credo che un po' ci siamo raccolto. No, una bella chiacchierata. Sì, mi ha fatto piacere perché, ripeto, tornando al discorso di prima, quell'evento 42 anni, ecco, ancora a distanza di oltre 40 anni. C'è ancora qualcuno che ne parla, noi che ci ricorda. Ecco, quindi ti volevo chiedere, ma tu che sei un organizzatore e tutto, ecco, sarebbe bello, se tu bello. Per insieme.
quelli che sì, la squadra. Ma c'è netta, no. Cioè, fa piacere a farci la chiacchierata insieme. Pur essendo di Giulianova, magari. Vabbè, ci vediamo. No, potrebbe estendere l'invito alla squadra attuale di Giulianova, magari. Ritrovare. Ho approfittato per coinvolgere lui, che è un organizzatore, lui poi è bravo e è capace a fare queste cose qua, quindi può essere un'idea, sì, se te va. Sicuramente, Giulianova già ce ne siamo tanti, cioè purtroppo mancano. Gianni e Roberto, Francesco e Roberto, comunque è lo stesso Capelli che non c'è più, però gli altri possiamo, anche Cicco, si può provare, Cicco perché il figlio su Facebook ha messo un sito e quindi posso contattarlo anche attraverso Facebook. Il grande Cicco. Sonsini, sì, Pescara, Renato Curi non c'è più, Sonsini, sì. Oh. Ok. Io vi ringrazio perché ho vissuto attraverso di voi una pagina che non conoscevo, quindi ho avuto modo di prendere dalle vostre parole anche la passione che avete trasferito a quel tempo, ma che potete continuare a trasferire alle nuove generazioni, perché penso che le generazioni possono prendere anche dagli esempi le cose buone per potersi migliorare oggi. Quindi un ringraziamento che va fatto a Giancarlo, poi anche a Sergio, per averci ridato questo piccolo ricordo e averlo condiviso insieme a tutti noi. Io ringrazio te perché ci hai riportato indietro da qualche annetto, quindi saluto tutti. Io questa opportunità, quindi l'idea di chiamare Sergio a questo incontro, è venuta la sera che ci siamo visti lì, abbiamo fatto la cena con un altro gruppo di amici, di vecchi amici, e quindi raccolgo l'invito che mi fai, vedremo di mettere insieme, penso sarebbe di fare una serata simpatica, rimettendo insieme tutti quelli, i componenti di quella squadra, quelli che ci sono. Ok, grazie.